Nome? Antonio Francesco Russo. Cognome? Russo. Età? 68 anni. Città di provenienza? Pettineo, provincia di Messina. Professione? Ho un agriturismo da 16 anni, il primo agriturismo in provincia di Messina. Azienda agricola, azienda agrituristica, la mia è un'azienda biodinamica, aderiamo al circuito Demeter Bund, quindi tedesco, non italiano purtroppo. Vabbè, poi ne parleremo, possiamo approfondire l'argomento dopo, evidentemente. Ciò preferito? Cioè, ma mia madre e poi un carissimo amico, Lillo Guercio, che ha un ristorante a Cefalù, cucina dell'ottimo pesce, l'unico posto dove vado a mangiare pesce io. Le tre domande impossibili. L'aneto, non sono possibili, è un'erba aromatica o un pesce? È un'erba aromatica. Direi proprio di sì. È un'erba aromatica. Moraiolo, frantoio, leccino, sto parlando di? Olio, olive. Olive. La marinatura si fa con l'acqua di mare? No. Direi assolutamente no. No. Assolutamente no. Andiamo a cucinare, Antonio. Allora, Antonio, abbiamo assodato che il è sufficiente. Questa è una ricetta siciliana. Rivista è corretta, però non è una ricetta no, della tradizione. No, questa è una ricetta siciliana. Pasta con sarde, comunque. Ok. Perché ha origini antichissime. Sì. Addirittura si parla, cioè no, si parla del periodo arabo, quando Eufemio sbarcò in Sicilia con le sue truppe. Il suo cuoco era disperato perché non sapeva cosa dare da mangiare a questi poveri soldati. Oddio, che cucineremo, faccio? Che faccio? E allora che c'era dell'ottimo pesce, non c'è il frigorifero. Ha aperto il frigorifero. Non c'era il frigorifero. Allora cosa ha fatto? Se n'è andato in giro per i campi, ha trovato questo finocchietto, poi erbe varie e via di seguito. E il pesce c'era. C'era. Il pesce, le sardine. Certo. E allora si è inventato questo piatto, la pasta con le sarde. Quindi nell'827 poi è arrivato Antonio, ha detto vabbè, qui quelle dell'827 hanno fatto le sarde. Evidentemente io ho la passione della cucina, quindi ho voluto modificare questo piatto. Modificarlo perché evidentemente oggi i tempi sono diversi. Certo. Si va alla ricerca del gusto, si va alla ricerca dei profumi, dei sapori. Cioè è un piatto che deve lasciare qualche cosa dentro, evidentemente. Quindi i finocchietti sono finocchietti rigidamente selvatici. Portati. Che ho portato dalla Sicilia. Da Pettineo. Dalla mia azienda, dal bosco. Dal bosco. Desidero precisarlo. Di Pettineo. Gli ingredienti sono passolina, pinoli, doppio concentrato di pomodoro, le acciughine salate, le alici fresche. Dell'arancio? L'arancia, praticamente quando si comincia a sfumare il pesce, si sfuma generalmente con un po' di vino. Questa è una mia variante. Quando io finisco tutto il condimento, poi, prima di mettere giù i bucatini, perché la pasta è rigidamente bucatini, vanno. Sì. E non ce ne parli spaghetti, proprio, bucatini. Va bene. Spremo l'arancia. Dopo lo vediamo tanto. Sì, tanto vediamo. Allora io e potrei... poi c'è della cipolla, questa è l'oro? Ecco. Sì, questo è l'oro. Okay. Io potrei cominciare... Aglio, e questo è zafferano invece. È zafferano. Va bene. Lo zafferano lo possiamo mettere intanto in una ciotolina, con un po' d'acqua calda. E possiamo metterci anche l'acqua quella lì? Sì, perché sì, l'acqua anche dove andremo a cuocere il... Ecco, l'importante è questo. I finocchietti sono stati sbollentati. Sì. E nella stessa acqua noi andiamo a cuocere i bucatini. E ci posso mettere quella? Perfetto, perfetto. Vado, io faccio da assistente oggi, Antonio. Guarda un po', va bene? Un altro po'. Un altro pochino. Che profumo. È ricca di profumi. Partiamo con la cipolla. Sì, sì. Partiamo con la cipolla. Ma invece la passione per la cucina, come nasce? Ma è nata la passione dalla cucina perché mia madre è un'ottima cuoca. Quindi... Che vuol dire faccio da assistente oggi? Perché gli altri giorni... Ah no, è vero, forse oggi non mangio, dopo i quattro piatti di pasta di ieri e la tazzata di vino, Precisa, Antonio, Ci sono anche pinoli nella ricetta. Sì, sì, sì.
ciò che avanza dall'attacco. Sì, possiamo accendere la padella, sì. Questa. Ci vuoi mettere un goccio d'olio? Sì, olio che voi mettere... producete poi in... Sì, 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 sì. L'azienda produciamo Tabosco. Olio, olio extravergine d'oliva. Mm-hmm. Dimmi quanto. Va bene così. Questa possiamo anche lasciarla qui per non ora. Ci serve? Eh? Non ci no, serve. Padella non calda, padella calda. Padella, fuoco, accendere, scaldare, versare olio, aspettare un attimo, versare cipolla. Se no, stufa, non va bene. Ha un suo significato questo lavoro. Eh certo, immagino. Non è... Ma tu la fai spesso questa pasta? Sì, posso... PS e sale, ma lo chef che sta facendo? Guarda un'altra puntata, che è? Un attimo, adesso stiamo facendo il sughetto, manca ancora un sacco di tempo alla fine della puntata, ci vogliono 10 minuti per la cottura del, sì, dei bucatini. Stesse calmo lo chef, c'ha fame? Ha fame lo chef, lo sai Antonio, secondo me? Sì. Allora, i finocchietti vanno una volta tritati, sbollentati vanno tritati. Vanno tritati? Mm-hmm. Perché per non lasciare quei filamenti in bocca, mi, poi... Mi dici che cioè, quanti erano prima di cuocerli? Perché ma fino... questi erano 300 grammi di finocchi, ma non li mettiamo tutti perché dato che facciamo 200 grammi di pasta non andiamo ad appesantire quello che è il gusto. Perché vabbè, poi risalta troppo il finocchio. Beh sì, il finocchietto è abbastanza invadente come... Certo, certo, certo. Come profumi. Ma li devi mettere qui nella cipolla? Sì, li devo mettere lì. Ecco, adesso li possiamo mettere. Vai. Voi non avete idea dei profumi che ci sono in questo studio. Una meraviglia. Il fuoco possiamo abbassare un pochino? È al minimo il fuoco. È il fornello più basso e al minimo. Ecco, a me serve adesso. Dimmi. Un padellino con un po' d'olio. Ecco, ecco il possiamo padellino pulire là. Qua. Vado io, qui pulisco, tu concentrati sulla ricetta. E un po' d'olio. Olio. Grazie. Prego. Che olio producete al Bosco? Olio extravergine d'oliva, biodinamico. Avete, ma senti, questa cosa della biodinamica, io l'ho incontrata, l'ho ma scoperta da poco. Io mi occupo di biodinamismo, poco. Di biodinamica e le pinzette. Da poco, ma è molto interessante. Abbasso qua. Vai. Adesso però lo facciamo concentrare. Così. Ci vuoi mettere un goccio d'acqua qui? Sì, sì, di questo. Solo che le devo, fai scottare. Devo poggiare, sì, soltanto una saltatina e poggiate sui finocchietti. Vai, io ci metto questa. Proprio gira e rigira deve essere. Mm-hmm. Cioè per non, di modo che il pesce magari non ha quel sapore un po' sgradevole certe volte del crudo. Mm. Guarda un po', ce ne va dell'altra di acqua? No, per ora va bene così. Per ora va bene così. Mettiamo le acciughine che vanno sistemate in un certo modo. Gira e rigira. Ecco. Vai. Voi non avete idea dei profumi, chef, io capisco che tu abbia fame, ma io ho ancora più fame perché qua c'è. Vabbè, e poi vedrai, almeno spero. Assaggeremo. Spero che dovrebbe venire. Sarà buonissima. Un buon piatto, almeno, me lo auguro. Vai. Figurati addirittura. 3 anni fa sono venuti dei personaggi da Roma. Mi hanno lusingato veramente. Hanno ma prenotato cucini, funzionari Antonio, del ministero. Ah. 9 persone. Mm. Hanno prenotato la macchina, tutto, sono venuti lì. Tu cucini quindi nel tuo agriturismo anche? Ti diletti? Perché per assaggiare un po' la mia cucina. Certo. La pastolina te la posso mettere nell'acqua? Sì, la pastolina nell'acqua. Ecco. Questo lo possiamo togliere. Pastolina fame, nell'acqua. Strano, ieri non hai mangiato nulla. Eh? Niente, lo chef che mi manda messaggini strani. Ecco. Ci posso mettere sempre l'acqua quella lì del finocchietto? Sì, anche sì, la pastolina? Sì. Dov'è? Ecco qua. Adesso ci andiamo a mettere il doppio concentrato. Doppio concentrato e aggiungiamo acqua.
Vado, dimmi quanta acqua. Acqua, col mesto. Tanta? Sì. Ancora? Un altro poco, sì, perché si deve sciogliere l'estratto. Va bene? Va bene così. Lo sciogliamo ancora? No, va bene così, basta. Perfetto. Così, basta così. Allora, io a questo punto però veramente metterei giù. Ecco, possiamo mettere giù adesso la pasta? Mm-hmm. So controllare, poi dobbiamo anche tostare i pinoli, dopo la facciamo. Ma l'acqua era già salata. Era già salata. Vediamo com'è? No. No. Va bene. Intanto mettiamo pure la mollica. Vai. A tostare. Io li faccio. Nella padella. Un goccio proprio di olio piccolissimo. Ecco. Poi mettiamo una fogliolina di alloro. Uno spicchio d'aglio. Una fogliolina di... Ah, ecco. Non te l'ho buttata, no, solo, quella che avevi solo ridato. Una foglia mi serve. Ah, intera. Io intanto faccio pulizia qua, Ricordiamoci che ci qual abbiamo... Qual è il gas? Questo? Quello. Ce la fai? Aspetta, questo forse. Ecco. Vai. Noi ci abbiamo anche lo zafferano ancora sì, da mettere. Sì, ora lo zafferano lo mettiamo qua sopra. Questo lo mettiamo via. Questo prima mettiamo la pastolina e i pinoli qua. I pinoli li possiamo già mettere. Vai. Non li tosti quindi i pinoli, li metti così. Sì, 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 così vanno naturali. Interi questi, vanno interi questi pinoli. Non tostati. Ok? Mm? Ora dopo che mettiamo la pastolina, mm-hmm. Aspetta, io faccio pulizia. E ci manca solo l'arancia. Perché la mollica deve tostare proprio. Sì, quindi deve diventare scura. Sì. Scusa, io faccio prego, così prego, nel prego, frattempo prego, prego. Faccio abbassare i nostri... Non mi si filano di pezza. Dobbiamo questi. Dobbiamo aumentare un po' il fuoco. Mm-hmm. Sembra perché dobbiamo sfumare tutto questo... Davvero appetitosa. L'acqua deve andare sì, via? Sì, deve andare via l'acqua. Perché adesso dobbiamo mettere pure lo zafferano.